sta una nostra cimeria. C'è sta una cimeria. Allora, se stiamo però un po' calmi, diversamente non ha senso. Allora, diamo la parola al nostro amico Gennaro Lauriero, l'UDC non si intende più con un confronto del genere, l'abbiamo già dimostrato anche con sofferenza nell'amministrazione precedente di affrontare e di affrontarci sempre con l'amico Gennaro Lauriero e i suoi amici. Prego. Ringrazio e mi chiedo scusa agli intervenuti di questa manifestazione. Qui c'è il popolo di Casoria. Quel popolo di Casoria che questa classe dirigente che abbiamo di fronte, iniziando dall'amico Tiziani, dall'amico Casillo e dagli altri amici, non faccio i nomi, Graziusi eccetera, che in questa città avete approfittato fin troppo della presenza, diciamo, delle classi disagiate, che in questa città avete approfittato dei voti e non avete mai posto il problema dell'occupazione reale. Noi siamo pronti a tutto. Questa città deve avere una svolta reale e non sarete certamente voi. Non è strumentale, caro Troiano, tu ci conosci molto bene e sai benissimo le cose. Io voglio rivolgermi all'onorevole De Vita. Caro onorevole De Vita, lei si ricorderà benissimo quando, dopo la sconfitta della Prima Repubblica, e si ripropose nel paese e nella città un cambiamento reale. All'epoca ricordo benissimo che lei fu uno dei promotori delle liste progressiste, diciamo, del cambiamento. Tutto questo, caro onorevole, non è successo. C'è stata invece, con la Seconda Repubblica, una classe dirigente degenerata che ha continuato sulle spalle dei disoccupati, dei lavoratori, della povera gente, a indebolire, a creare condizioni, diciamo, di malessere sociale, e niente ha fatto. Noi vogliamo che in tutti gli appuntamenti si metta il primo punto a capo l'ordine del giorno delle discussioni, nei programmi elettorali, la questione del lavoro, la questione degli uomini e delle donne che non ce la fanno più a tirare avanti. Qui in questa città verranno dei progetti a qui a breve termine. Sapete ben chiaro, lo dovete sapere, vi faremo una battaglia senza precedenti. Qui non ci saranno più le clientele, come avete permesso ai vostri consiglieri comunali di spartirvi le clientele in consiglio comunale, come avete fatto tutti voi, tutti che avete cambiato casacca, sono fatti vostri, non lo vogliamo sapere. Oramai da oggi in poi si lancerà una nuova campagna, una campagna delle cittadini, una campagna democratica, una forza che verrà, diciamo, dal popolo, dal basso. Con questo noi vogliamo dire soltanto una cosa: create le condizioni per il lavoro di questa città, se no ci sarà una rivolta popolare. Faremo la stessa sulla strega dell'Egitto, della Tunisia, creeremo queste condizioni, perché siamo stanchi di aspettare, siamo stanchi di vedervi soltanto fare delle chiacchiere ai danni dei cittadini di Casoria. I cittadini sono stanchi, siamo stanchi, non ce la facciamo più, non possiamo più. Questa città, sia ben chiaro a qualcuno, e lo sa benissimo a chi mi riferisco, quest'uomo che vi sta davanti non si candiderà alle elezioni. Allora è inutile fare tante come dire, come gli sciacalli per cercare che qualcuno stia nei movimenti. Noi nei movimenti reali ci siamo sempre stati, siete voi che non sapete qual è la realtà di questa città.